Per la prima volta la Virgo Fidelis viene celebrata a Favre. Sì, una grande emozione, siamo riusciti in questa impresa e a tal proposito devo ringraziare il sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno, e poi in primis anche il comandante della stazione Carabinieri, il luogotenente con carica speciale Ignazio Mammino, e il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Rivarolo, Aldo Raimondo. Grazie a loro abbiamo potuto concordare questa data su Favria e per la prima volta nella storia di Favria ci sarà questo evento piacevole per tutti. Anche i commercianti hanno partecipato attivamente addobbando le vetrine dei loro negozi e questo è comunque un segnale che Favria è vicina all'Arma dei Carabinieri, così come l'Arma dei Carabinieri è sempre stata e sarà sempre vicina a Favria. Oltretutto Favria ha deciso di dare la cittadinanza onoraria a una persona molto importante dell'Arma per il territorio. Sì, questo è il preludio a quello che è un segnale che l'amministrazione di Favria ha lanciato predisponendo un'apposita delibera con cui conferire la cittadinanza onoraria al comandante della stazione Carabinieri di Rivarolo, Ignazio Mammino, e stiamo aspettando che la burocrazia si concluda per poterla poi ufficialmente conferire in un'apposita serata che sarà di nuovo logicamente a Favria nei prossimi mesi. Quest'anno il sindaco ha chiesto con piacere, che noi siamo di incontro, di fare la Virgo Fidelis in Favria. In realtà è la prima volta che viene fatta fuori da Rivarolo, però vedo che come inizio già si parte molto bene, quindi penso che la scelta sia stata giusta. In questi pochi minuti che siamo qua vogliamo omaggiare un socio dell'associazione in congedo, il maresciallo Croce Aurelio. Poi Aurelio era il mio vicepresidente, grazie.